Talvolta penso a come sparirebbero velocemente i nostri contrasti se dovessimo affrontare una minaccia aliena proveniente da un altro mondo. Ronald Reagan. Gli occhi erano di forma ovale, il naso molto stretto, la bocca e le orecchie erano fessure. L'essere non aveva capelli e la testa era a forma di bulbo. La cosiddetta classificazione Hynek fu enunciata nel 1972 dall'astrofisico statunitense Joseph Allen Hynek. Si tratta della prima classificazione dei fenomeni UFO eseguita in base a criteri scientifici. In essa Hynek formula i seguenti tre ordini di incontri ravvicinati. Incontri ravvicinati del primo tipo, in cui l'UFO è osservato dal testimone a distanza di almeno 150 metri senza altri effetti. Incontri ravvicinati del secondo tipo, in cui l'osservazione avviene in concomitanza con effetti fisici rilevati nell'ambiente circostante, sulle persone e sugli animali. Incontri ravvicinati del terzo tipo, in cui in prossimità dell'UFO vengono osservate entità animate. Incontri ravvicinati del quarto tipo. Questa definizione, non coniata da Hynek, riguarda i cosiddetti casi di rapimento. Con tutti gli avvistamenti di UFO denunciati negli Stati Uniti in questi anni, è più che logico chiedersi perché non sono andati alla Casa Bianca. Invece ci sono andati il 26 luglio 1952. L'aeronautica cercò senza riuscirci di intercettare una dozzina di UFO che volavano sulla Casa Bianca. Due giorni dopo la conferenza stampa fu il più grande evento di media dalla Seconda Guerra Mondiale. Vi furono dichiarazioni contrastanti. I recenti avvistamenti non sono assolutamente collegabili con progetti segreti di nessuna delle basi sperimentali degli Stati Uniti. Con tutto il rispetto per l'aeronautica, alcuni apparecchi sono di origine aliena. Faccio parte dell'Organizzazione per la ricerca delle intelligenze biologiche del Dipartimento della Marina. Conosco i programmi dei nostri velivoli e missili guidati e posso dichiarare, senza nessuna riserva, che la Marina non ha aerei e missili a forma di nave spaziale in nessuno dei suoi programmi. I primi articoli sugli UFO crearono tanto scalpore che l'aeronautica creò un'unità investigativa chiamata Progetto Blue Book. Con me ci sono due ex colonnelli, adesso in pensione, che hanno lavorato attivamente a quella inchiesta. Robert Friend fu a capo del progetto Blue Book per 5 anni e William Coleman fu portavoce del Pentagono per l'aeronautica. L'aeronautica si era già occupata degli UFO prima dell'episodio della Casa Bianca? Durante la Seconda Guerra Mondiale, i nostri piloti hanno visto quelle che noi chiamiamo Gremlins o Foo Fighters, palle di fuoco che sembravano volare insieme ai nostri aeroplani. Temevamo che fossero armi straniere create per minacciare la nostra sicurezza nazionale. L'aeronautica ha mai cercato di catturare un UFO? Sì, nel 1948 un pilota, Thomas Mantel, precipitò mentre inseguiva un UFO. La storia fu pubblicata dai giornali di tutto il mondo. Quindi è stata data tanta importanza all'incidente per il fatto che gli UFO erano extraterrestri. È vero, ma l'aeronautica respinse l'ipotesi di un UFO sulla base di prove insufficienti. Persino il nome del progetto è stato cambiato da Sign a Grudge per far cessare la negativa associazione di idee che il nome suggeriva. Quando poi si è sviluppato, abbiamo cominciato ad avere problemi. Il modo in cui portavamo avanti le nostre ricerche sugli UFO è stato messo sotto inchiesta ed eravamo costantemente sotto il controllo del Congresso degli Stati Uniti. Abbiamo anche dovuto rispondere del modo in cui portavamo avanti quel progetto. E tutto sommato per noi non fu una sorpresa quando, nel 1969, venne deciso di abbandonare il progetto Blue Book. Su 12.000 avvistamenti esaminati nel Blue Book, solo 701 non sono stati spiegati. E di questi un centinaio ci è apparso veramente preoccupante. Perché? Perché rispondono ai due criteri secondo i quali un fenomeno viene definito preoccupante. Notevole stranezza e alta credibilità. Questo significa che testimoni credibili come i piloti militari vedono qualcosa che non hanno mai visto prima. Il livello di tecnologia di questi oggetti poteva essere una minaccia per la nostra sicurezza? No, ma ero turbato perché questi UFO sembravano capaci di compiere delle manovre aeree che noi non potevamo fare. E le loro caratteristiche potevano rappresentare una minaccia per la nostra sicurezza nazionale. Che ne è stato del progetto Blue Book? È chiuso. È stato cancellato nel 1969 e non sarà mai più ripreso. Bene, vi ringrazio per essere intervenuti. E ancora a proposito del Blue Book,
Ascoltiamo la testimonianza di uno scienziato che lavora per il governo e che ha insistito sull'anonimato, perciò la voce e il volto sono contraffatti. Ma la sua credibilità è garantita dalla squadra investigativa di Bill Moore e Jamie Chandos. Lo scienziato ha un nome in codice, Condor. Il progetto Blue Book era solo un lavoro di basso livello, con il quale l'aeronautica raccoglieva tutte le informazioni possibili sugli avvistamenti. Lo staff era al minimo. Un funzionario, un alto ufficiale della Marina, un segretario e uno scienziato. I rapporti più interessanti ed esplosivi pervenuti al Blue Book spesso sono stati sottratti da talpe all'interno dell'organizzazione. Quei rapporti venivano sottratti dagli schedari e mai restituiti. Per quanto riguarda il lavoro del Blue Book, il progetto era mirato a provare in ogni modo la poca credibilità degli avvistamenti. Certamente loro non volevano cose inspiegabili. Lo scopo del Blue Book era quello di minimizzare gli effetti di tutti i rapporti e cercare di spiegarne il più possibile. Naturalmente la cosa funzionò. Funzionò nel senso che il progetto Blue Book fu abbandonato e questo pose termine al coinvolgimento delle forze aeronavali, delle forze aeree spaziali e a quello dell'informazione pubblica riguardo agli UFO. Naturalmente questo lavoro fu continuato con un'operazione segreta. Quando Blue Book venne chiuso, la posizione ufficiale del governo era che gli UFO non esistevano e gli americani la accettarono come dato di fatto. Ma ne siamo certi? Forse si tratta di un satellite. Ereste 31, ora un punto principale a ore 10 rispetto a voi. Centro di Napoli. 5 miglia, passo. Vieto posizione. Il traffico procede verso nord-est, nessuna indicazione di altezza. Affermativo, sì. Base Indianapolis. Non mi sembra che presenterà dei problemi adesso. Sta ascendendo a circa 1500 piedi sotto di me. Restate in ascolto. Ok, centro. Il traffico ha virato, sta venendo dritto verso di me. Viriamo a destra e abbandoniamo quota di volo 305. Erist 31, scendete a quota di volo 301. Per Allegheny 444, virata a destra. Chiama la 45esima ricognizione. Senti che cosa diavolo stanno sperimentando. Per Allegheny 444. Indianapoli, state facendo operazioni in zona riservata 2508? Negativo. Neanche noi vogliamo fare un rapporto. Erist 31, intendete fare un rapporto di qualche genere? Passo. Centro, non saprei che tipo di rapporto fare. Erist 31, nemmeno io. Cercherò di tracciare il traffico fino a destinazione. Passo. Il progetto Blue Book studiò migliaia di casi ufologici. Sappiamo che gli UFO in realtà rappresentavano un problema per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. In ogni paese del mondo, a livello militare e di intelligence, le documentazioni e le informazioni sono considerate in funzione di un criterio valutativo che assegna loro una classifica di segretezza. Negli Stati Uniti e nella NATO si impiega una terminologia che prevede confidential, secret, top secret e così via fino a classifiche superiori quali cosmic top secret e eyes only, solo in visione, documenti in unica copia di cui è assolutamente interdetta la duplicazione e che di conseguenza possono essere solo letti dagli interessati. La classifica di segretezza comporta che determinate informazioni passino da un livello di segretezza superiore ad altri inferiori, fino a una declassificazione che ne consente infine la lettura e la diffusione senza vincoli particolari. A livello ufologico, una notevole quantità di documentazioni ufficiali in vari paesi si riferisce a materiali e rapporti originariamente classificati e in seguito declassificati e resi noti. È quello che solo in parte è accaduto con i documenti, le foto, i filmati e le prove sugli UFO raccolti nel progetto Blue Book. Thank you.
Sì, conosco il loro compito. Gli era stato detto di non spaventare il pubblico, di non smuovere le acque. E l'ho sperimentato con i miei occhi. Quando si trovano di fronte a un evento che non sono in grado di spiegare, e ce ne sono parecchi, fanno il punto della situazione escludendo i media. Sì, è così. Quando gli avvenimenti sono molto difficili da spiegare, essi fanno letteralmente i salti mortali per lasciare fuori i media. È questo il loro compito, per giusto o sbagliato che sia. Evitare che la gente possa restare sconvolta. Una delle più interessanti storie di UFO ebbe inizio nel luglio 1947 nel New Mexico. Con me ci sono Bill Moore, coautore dell'incidente Roswell, e il fisico nucleare Stanton Tim Friedman. Entrambi hanno fatto delle lunghe ricerche su questo caso. Bill, quante persone furono coinvolte in questo caso? Abbiamo circa 100 testimoni. Uno dei più importanti era Bill Brazel. Il padre di Bill era l'amministratore del territorio dove accadde questo incidente. Sembra che nella zona un UFO ebbe una avaria in seguito ad una tempesta. Il giorno dopo Brazel andò a cavallo per controllare i danni alla proprietà e rinvenne i rottami di un'astronave sparsi per quasi mezzo miglio. I cadaveri erano stati trovati a un paio di miglia da lì. Aspetti un attimo, quali cadaveri? Cadaveri di alieni, chiamati entità biologiche extraterrestri, o se volete EBE. Secondo alcune testimonianze, erano senza capelli, con la testa grande e indossavano una tuta grigia senza cuciture, che somigliava alla pelle umana. Secondo noi devono avere lasciato l'apparecchio per mezzo di dispositivi di espulsione. Intervenne l'aeronautica, portando via i cadaveri per poi eseguire l'autopsia. Queste informazioni mi sembrano preoccupanti. Mi dica la verità, che cosa è stato realmente verificato? Sappiamo di sicuro che una nave spaziale esplose. Alcuni cadaveri furono trovati e portati via insieme ai rottami. Possiamo dimostrare che la storia è stata insabbiata molto velocemente ed è stata classificata come top secret. I dischi volanti esistono, questa è la verità. La prima persona mandata dalle forze aeronautiche sul luogo dell'incidente per investigare fu il maggiore Jesse Marcel. E ora incontriamo il figlio del dottor Marcel, che al tempo dell'incidente aveva 12 anni e non l'ha mai dimenticato. Benvenuto, signor Marcel. Grazie per essere con noi stasera. Buonasera. Buonasera. Ci parli di quando suo padre tornò a casa dal luogo dell'incidente. Dopo aver investigato sul luogo dell'incidente, mio padre tornò a casa con la macchina carica di rottami e sia io che mia madre lo vistammo fra questa roba. Tra l'altro c'era un frammento in lega simile ad una lamina. Era di metallo come il rivestimento di un aeroplano, ma non somigliava a niente che io abbia mai visto. C'era anche una trave a forma di circa 30 centimetri di lunghezza e un metro di larghezza. E sulla superficie interna c'erano dei simboli che somigliavano a geroglifici egiziani. L'aeronautica come ha spiegato l'incidente? Ha detto che era precipitato un pallone sonda. Suo padre ha creduto a questa versione? No, non ci ha creduto affatto. Era convinto che fosse un tentativo di insabbiamento. Che fine hanno fatto i rottami? Sono stati portati via e non li abbiamo più visti. Dove li hanno portati? Alla base di Carson, a Fort Worth, Texas. Dottor Marcel, anche se era molto giovane, lei ha visto e toccato quel materiale di persona. Che cosa pensa del caso Roswell? Tenevo quella materia fra le mie mani. Certamente non era qualcosa di questo universo. Quello che penso è che noi non siamo soli. Abbiamo incontrato Bill Moore. Fra poco parleremo anche con Jamie Chandra, un produttore e direttore televisivo. 6 anni fa cominciarono ad avere contatti con agenti governativi sugli UFO e hanno raccolto un'enorme quantità di informazioni sul programma del governo. Benvenuti. Bill, come sono cominciati i contatti? Dopo una trasmissione radiofonica a cui avevo partecipato, un uomo mi chiamò e mi disse: lei è l'unica persona che ha parlato di questo argomento in modo coerente. Mi convinse che era un agente governativo del servizio segreto e che voleva diffondere tra il pubblico informazioni sugli UFO. Lei parla di Falcon, la cui voce abbiamo sentito contraffatta per proteggere la sua identità. Esatto. Il materiale che ricevevo da Falcon era così incredibile che non pensavo di farcela da solo. Così mi sono unito a Jamie. Nel giugno del 1982 Falcon ci parlò dell'MJ-12. Le funzioni dell'MJ-12 erano quelle di un gruppo politico che si occupava di attività extraterrestri e contatti con UFO negli Stati Uniti.
Questo gruppo politico ottenne l'approvazione presidenziale. Un ramo militare applicava le decisioni dell'MJ-12. Come ha ottenuto i documenti su questo gruppo? Mi vennero spediti in una busta che conteneva l'ordine esecutivo del presidente Truman di istituire l'MJ-12 e un documento per il presidente Eisenhower per informarlo dell'incidente Roswell e del ritrovamento di corpi alieni. Poi sono arrivate cartoline spedite dalla Nuova Zelanda, dove c'erano scritti degli indovinelli. Uno degli indovinelli, ad esempio, era: per un look di stile vai da Sweetland. Questo ci ha portato al deposito nazionale di Sweetland, nel Maryland, dove abbiamo scoperto e consultato dei documenti top secret. Questo ci ha portati al documento Cutler Twining. I nostri incontri con lui erano segreti. Aspetti un attimo, indovinelli, cartoline, parole in codice, incontri segreti. Non avete mai pensato a uno scherzo? Sì, certo, ma ogni volta c'era una prova che ci convinceva. Secondo voi l'MJ-12 esisteva davvero? È molto difficile averne le prove, perché nessuna agenzia governativa ammetterebbe pubblicamente di conoscerne l'esistenza. Ma se non ne avete le prove, come potete esserne certi? Lavoriamo con degli esperti per verificare i documenti, ma la cosa più importante è che sono aumentati i contatti con Falcon e con altre 9 agenzie governative. E sono attendibili? Ci siamo incontrati con loro e abbiamo controllato le credenziali. La posizione di Falcon, ad esempio, gli dava accesso alle infrastrutture dell'MJ-12. Ascoltiamo le sue parole. L'MJ-12 era un gruppo di persone all'interno del governo ed è stato creato dal presidente Truman agli inizi degli anni 50. La sua funzione era quella di investigare sugli UFO e di verificare l'attendibilità delle informazioni. Parte del lavoro del gruppo era scientifico, ma lo scopo principale di tutta la struttura era quello di controllare le informazioni sugli UFO e verificarne la provenienza. Gli scienziati dovevano analizzare le informazioni in modo da far avanzare la nostra tecnologia. Ne facevano parte funzionari governativi e funzionari del servizio segreto, che però sono assolutamente muti sulle attività dell'MJ-12. Questi funzionari includono il presidente, il vicepresidente, il direttore del servizio segreto centrale, il direttore dell'Agenzia di Sicurezza Nazionale e vari altri. L'MJ-12 ha sede a Washington DC. La Marina degli Stati Uniti ha la primaria responsabilità operativa e strategica riguardo alle attività dell'MJ-12. Tutte le informazioni raccolte circa queste attività, non necessariamente dal personale della Marina, sono mandate alla Marina per essere analizzate. Altre agenzie governative forniscono informazioni all'MJ-12 attraverso un progetto segreto conosciuto come Progetto Aquarius. MJ-12 seleziona il personale all'interno del Consiglio di Sicurezza Nazionale, lo staff presidenziale, le unità del servizio segreto della Casa Bianca, l'Agenzia di Sicurezza Nazionale e quella centrale, e il servizio segreto della difesa. Tutto avviene sotto il controllo della più stretta sicurezza nazionale. Abbiamo chiesto a Falcon come ha scoperto tutto questo circa le entità biologiche extraterrestri. Questo libro, che nella comunità dell'MJ-12 viene chiamato la Bibbia, contiene in ordine cronologico tutto quello che è successo dall'era di Truman fino ai 3 alieni ospiti del governo degli Stati Uniti. Informazioni tecnologiche furono raccolte per mezzo degli alieni. Dai corpi morti degli alieni trovati nel deserto, soprattutto con le autopsie, si sono raccolti dati medici e sono state ottenute informazioni dagli extraterrestri anche sulla loro struttura sociale e altre informazioni sull'universo. Il libro giallo è un libro che fu scritto esclusivamente dal secondo alieno. I libri riguardano il pianeta degli alieni, il loro sistema solare, la cultura, la struttura sociale e la loro vita fra i terrestri. Ma nella mia esperienza con gli alieni, quello che è stato più interessante è che tenevano in mano un oggetto di cristallo a forma di ottagono, con cui potevano mostrare delle immagini.
Queste immagini si riferivano al pianeta degli alieni o alla Terra, come era migliaia di anni fa. Sa dirmi da dove vengono gli extraterrestri? Dal gruppo di stelle Zeta Reticuli. Ora Condor riferisce sull'accordo tra il nostro governo e gli alieni. Da quello che si è capito, c'è stata la firma per un accordo tra il governo USA e gli extraterrestri. Ed essenzialmente l'accordo dice: noi non diremo della vostra esistenza se voi non interferirete nella nostra società. Vi diamo il permesso di operare da una particolare zona degli Stati Uniti. Questa zona si trova nel Nevada e si chiama Zona 51, oppure Dreamland. Gli extraterrestri hanno il completo controllo di questa base che si trova nel Nevada. Da quello che ho saputo, tre alieni, tutti della stessa specie, hanno vissuto negli Stati Uniti dal 1948 o 49 ad oggi. Il primo alieno è stato catturato nel deserto del Nuovo Messico, dopo che la sua astronave si è schiantata al suolo. Questo alieno, chiamato Ebe, fu tenuto prigioniero dal governo per 3 anni. Ne abbiamo ottenuto molte informazioni sulla razza, sulla cultura e sulle navi spaziali degli alieni. Il secondo alieno faceva parte di un programma di scambio e in quell'anno giunse anche il terzo alieno, che faceva parte di questo stesso programma di scambio. Quest'ultimo sarebbe ancora qui, ospite del governo degli Stati Uniti dal 1982. Come sono gli alieni? Voglio dire, il classico extraterrestre. Sono creature alte da 1 metro a 1,20 metri circa. I loro occhi sono grandi, sembrano quelli di un insetto, e hanno delle palpebre interne, probabilmente perché i loro giorni sono molto luminosi, 3 volte più luminosi che da noi. Hanno 2 fessure, una per il naso e una per la bocca. Sappiamo che non hanno denti, ma solo una gengiva molto dura. I loro organi interni sono molto semplici. Hanno un organo che svolge le funzioni dei nostri polmoni e del cuore. Anche il loro sistema digestivo è molto semplice. La struttura della pelle è particolare. Hanno una pelle molto elastica e dura. Hanno degli organi semplici. Il loro cervello invece è più complesso del nostro. Ha molte più circonvoluzioni. Ma mentre i nostri occhi sono controllati dalla parte posteriore del cervello, i loro invece lo sono da quella frontale. Il loro udito è molto migliore del nostro, quasi migliore di quello del cane, anche se le orecchie sono molto piccole. I loro organi sessuali sono sia maschili che femminili. Hanno una specie di vescica per eliminare i liquidi e un altro organo sulla cui funzione gli scienziati non sono sicuri. Credono che serva per eliminare tutte le scorie saline. Hanno le mani e i piedi piuttosto piccoli e senza il primo dito. Vivono approssimativamente dai 350 a 400 anni del tempo terrestre. Io ho saputo che gli alieni hanno un quoziente intellettivo superiore a 200. Loro hanno una religione, ma è una religione universale. Credono nell'universo come ad un essere supremo. Agli alieni piace la musica, qualsiasi genere di musica, soprattutto quella antica tibetana. Io personalmente ritengo che queste informazioni dovrebbero essere diffuse alla popolazione. Solo una piccola parte delle informazioni che abbiamo ottenuto dagli extraterrestri dovrebbe essere protetta e segreta. Mentre ero produttore esecutivo delle news in una stazione della CBS a Los Angeles nel 1983,
incontrai un agente governativo del servizio segreto, conosciuto come Falcon. C'erano anche Jamie e Bill. Verificammo le sue credenziali. Erano autentiche a quel tempo. E quando incontrammo di nuovo Falcon nel 1987, ricontrollammo le sue credenziali. Di nuovo autentiche. Allora mi convinsi che lui era quello che diceva di essere. Stavo dormendo e sono stata svegliata. C'era qualcosa fuori dalla mia finestra. Volevano che uscissi, ma io non sapevo come fare, perché c'era la finestra lì. Ma improvvisamente ho cominciato a muovermi. Ho attraversato la finestra e ho pensato che era divertente. Nel 25% dei casi non c'è alcuna perdita di memoria. Nel restante 75% i vuoti di memoria sembrano dovuti al fatto che i rapitori li hanno messi in stato di trance. Capisco, quindi una controtrance di aiuto per permettere loro di ricordare l'esperienza. Ma cosa rende credibili le denunce di rapimento? Fondamentalmente i punti in comune di questi racconti. Ho studiato centinaia di casi in cui le persone sono sparite per un certo periodo di tempo. Nessuno riesce a giustificare il tempo della propria assenza. Sono tutti spaventati. Hanno quasi il terrore di ricordare qualche posto. Ci sono strane luci che vengono descritte nello stesso modo. La capsula e gli occupanti della capsula sono descritti in modo straordinariamente simile. Queste persone hanno anche raccontato di essere state visitate, e anche questo in modo molto simile. La cosa più interessante, forse più triste, è che questi extraterrestri non sembrano interessati a comunicare con noi, sembrano interessati solo al nostro stato fisico. Il professor Hynek, scomparso nel 1986, non ha potuto vedere quanto siano aumentati e siano ormai riscontrati negli Stati Uniti, come in tutto il mondo, i casi di rapimento da UFO o abduction. Altri ricercatori li hanno definiti con il termine incontri ravvicinati del quarto tipo. Nella prossima video inchiesta approfondiremo questo argomento.